La Samp spreca, l'Udinese capitalizza con Eisibue a 2 minuti dalla fine, scavalcato di nuovo il Torino. Allarme Deulofeu rientrato, nessun problema al ginocchio. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per tutta la regione. Da mezzanotte fino alle 15 di domani si prevede vento forte non solo a Trieste, dove le raffiche arriveranno fino a 120 km orari, neve oltre i 300 metri. Le associazioni di categoria dei benzinai confermano lo sciopero di mercoledì e giovedì, nonostante gli appelli del ministro Urso. In regione parte domani lo sconto ulteriore di 10 centesimi per i residenti nei comuni confinanti con la Slovenia. Si può presentare domanda dalle 9.15 di domani mattina e fino al 20 aprile per il contributo regionale per le bici. Verrà rimborsato il 30% dell'acquisto per un massimo di 200 euro per quelle solo a pedali, 300 euro per quelle elettriche. Buona domenica, bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. È stata una domenica che ci ha regalato a ora di pranzo il ritorno finalmente alla vittoria dell'Udinese. L'Udinese che ha vinto a Genova contro la Sampdoria per 1-0. Andiamo a rivedere tutto. Due squadre alla ricerca di una vittoria che deve essere la medicina. La Sampdoria per la salvezza, l'Udinese per tornare al successo che manca da 10 partite. A cominciare meglio però la gara è la squadra di casa. Prima Gabbiadini viene messo davanti a Silvestri ma gli calcia addosso. E poi poco più tardi la più grande occasione forse dell'intera partita della Samp. Rilancio di Audero, colpo di testa di Leris. Si scontrano Beccao e Bioli. Il pallone schizza per Djuricic che entra in area. Ha tutto il tempo per piazzare ma lo fa male perché il suo destro esce di pochissimo. Udinese graziata, ma Udinese che nella prima mezz'ora non scende neanche in campo. Gabbiadini va via sulla destra, calcia a giro, Biol gli contrae la conclusione mandandola di poco a lato e almeno facendo conquistare soltanto un corner alla Sampdoria. L'unica chance per così dire dell'Udinese capita sui piedi di Samardzic che viene servito con un rigore in movimento da Udoge, però il giovane gioiellino tedesco con il destro cestina così. Udinese nel primo tempo non ha fatto bene, Sottil però decide di andare avanti con gli stessi 11 e l'avvio è leggermente più promettente in questa ripresa. Samardzic riceve da Udoge, prova ad andare dentro con un fendente mancino, Audero sul proprio primo palo è attento e non si fa sorprendere. La Sampdoria va vicino con un'altra grande occasione al vantaggio. Leris va via sulla destra, pallone a rimorchio, Wings alza il traversone, colpo di testa di Gabbiadini, si salva in un primo momento l'Udinese, poi Rolando Vieira, il neoentrato, con un rigore anche qui in movimento, calcia fortissimo ma alto sulla traversa. Poi la Sampdoria ancora flirta con il vantaggio, Perez rinvia sul petto di Verre, diventa un'occasione per la Samp, Verre cerca un tiro alla quagliarella, palla fuori ma non di molto. Poi a sfiorare il vantaggio è l'Udinese a 10 dalla fine, infatti Biol salta più in alto di tutti e manda di testa poco fuori. La Samp inizia ad avere paura e fa bene perché poco più tardi l'Udinese trova anche il gol del vantaggio. Deulofeu scambia con Wallace, pallone alzato, Winks di testa rimette in gioco Eisibue che non si fa pregare e con il destro segna l'1-0 decisivo. Eisibue è in posizione regolare, Success non interviene nell'azione, non c'è neanche fallo del nigeriano su Noiting. Allora tutto buono, Udinese in vantaggio e a questo punto prova anche a chiuderla, scambiano Udoge e Success, tiro dell'esterno sinistro che poi passerà al Tottenham in estate, parata di Audero e al triplice fischio c'è la grande esultanza di Sottile. L'Udinese ritrova una vittoria dopo una vita, la Samp invece sprofonda e per i bianconeri il prossimo impegno si chiama Verona. E come abbiamo rivisto insieme in questo servizio non è stata per nulla una vittoria facile, l'Udinese è stata più cinica che bella, ma ora, dice Sottil, l'importante è trovare, ritrovare la continuità nei risultati. Sentiamo l'allenatore dell'Udinese. Mister, è una vittoria molto importante, no? Perché quello che diceva anche lei in presentazione della partita, una bella settimana di raduno, non di ritiro, questa è la parola giusta e si è visto anche un bello spirito di compattezza, qualche momento di difficoltà e poi una squadra che però è venuta fuori con merito alla distanza, ha vinto la partita. Tra l'altro 11 gol negli ultimi 15 minuti di gioco, prima squadra di Serie A, l'Udinese tra le migliori in Europa in questo dato. Ma allora sì, questo raduno è stato voluto dai ragazzi, è stato fatto con grande senso di responsabilità, con grande senso di appartenenza e soprattutto rispetto per quello che stavamo facendo, per la proprietà, per i dirigenti, per i tifosi e soprattutto per noi stessi, perché era giusto invertire la rotta perché
non andava bene quello che facevamo, per un motivo o per l'altro mancava sempre un pezzo, come si dice dalle mie parti. E oggi ho rivisto, seppur passando da una partita, ma lo sapevamo, sporca, non magari spettacolare, però ho rivisto atteggiamento da parte di tutti, concentrazione, cattiveria, sicuramente magari un inizio con ancora un pochettino di residuo di paura, però poi ci siamo sciolti, siamo entrati in partita e secondo me non abbiamo rubato questa vittoria. Io penso che poi quando tu hai questo atteggiamento le cose non capitano per caso, ma gli episodi arrivano dalla tua parte. Quindi certo, complimenti ai ragazzi, perché soprattutto per quello che stanno facendo, per il sacrificio, per questa settimana hanno raggiunto la vittoria e adesso però bisogna continuare. Ti chiedo rapidamente, prima di lasciarti una domanda da studio, su Deulofeu, che hai sostituito a scopo precauzionale, come dicevi poc'anzi in conferenza. Sì, sì, Gerry, eravamo comunque, lui aveva oggi 20-25 minuti più o meno, ma al massimo, quindi ha deciso di metterlo in finale, è entrato benissimo, un giocatore per noi fondamentale, con una grande voglia, una grande fame, andando a pressare subito il portiere, poi in uno scontro ha sentito un leggero fastidio, niente di importante, però abbiamo preferito sostituirlo anche in via precauzionale, visto che rientra da una distorsione molto brutta e molto delicata, quindi penso e sono sicuro che non sia niente di che. A me piace che la nostra identità rimanga forte, però poi, come dicevo prima, ci sono dei periodi che capitano, per chi ha giocato a calcio lo sa benissimo di che cosa parlo, che inconsciamente un pochettino entri un po' così in paura, no? Incominciano magari a mancarti qualche certezza, che magari quando vinci 6 partite tutto ti diventa facile, quindi certo che si può vincere anche in una maniera meno spettacolare, oggi contava vincere, i ragazzi l'hanno fatto attraverso una prova maschia caparbia di grande agonismo e anche costruendo anche un buon gioco, perché poi dopo alla fine delle occasioni ce le siamo costruite giocando. Questa vittoria ci è servita a riprenderci, a rialzarsi, e adesso bisogna continuare a correre forte, quindi attraverso il lavoro quotidiano dobbiamo dare continuità a questo risultato. Nulla di grave dunque per Deulofeu, lo ha detto Sottile, lo ha ribadito la società con un comunicato spiegando che non c'è nessun problema e Deulofeu ricomincerà ad allenarsi con il gruppo martedì. Andiamo a sentire anche l'uomo dei 3 punti, Esibue, primo gol in Serie A per lui, che oggi è stato chiamato a sostituire Pereira, riprese con un risentimento muscolare accusato ieri. Sentiamo Esibue. King, quanto sei contento per il tuo primo gol in Serie A? È arrivato al momento giusto a regalare una grande vittoria al Udinese. Sì, sono molto contento per il mio primo gol, anche per la squadra. È molto, molto importante. Ecco, per la squadra, dopo una settimana di ritiro, dopo 10 partite senza vincere, quanto volevate tornare ai 3 punti? Ho detto molto molto importante, 10 partite senza vittoria è difficile, però tornato bene e torniamo bene, so we are really happy. Molto felice. Adesso qual è l'obiettivo tuo prossimo personale e anche per la squadra? Mi dedico per la squadra e gioca molto partite e essere importante per la squadra con difensore, gol o assist. Qualsiasi cosa. Sì. Grazie mille, King. Grazie, complimenti. Mille. Lasciamo ora l'Udinese, torneremo invece nel corso di questo telegiornale a parlare di sport con le altre notizie di giornata. In particolare è stato un pomeriggio davvero incandescente per il basket di A2, con le 2 formazioni regionali protagoniste di 2 vittorie. Ne parleremo più tardi. Veniamo ora alle altre notizie di giornata, con l'inverno assolutamente protagonista nelle ultime ore e lo sarà anche nelle prossime. C'è un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile che ci avverte che da mezzanotte fino
Alle 15 di domani ci sarà vento molto forte, raffiche fino a 120 km orari a Trieste e ci sarà anche tanta neve. Si è fatto attendere, ma dopo settimane di temperature più alte rispetto alla media stagionale, l'inverno è arrivato, portando con sé vento gelido, neve sulle montagne e freddo. Domani le raffiche di Bora potrebbero raggiungere 120 km orari, sia a Trieste che sul Carso. Inoltre soffierà vento in quota da nord-est, tanto che la Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta meteo gialla, valida dalla mezzanotte di lunedì 23 fino alle 15, riguardante tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. Questo si deve a una bassa depressione che determinerà sull'Italia nord-orientale l'afflusso in quota di aria fredda e umida da est e di Bora nei bassi strati. Domani, secondo le previsioni dell'OSMER, il cielo sarà coperto con piogge in genere moderate, quota neve al mattino fino ai 300 metri. Dal pomeriggio salirà oltre i 700. La neve sarà abbondante dal pomeriggio sulle Alpi Giulie e sulle Prealpi Carniche verso il Cadore, moderata altrove. Inoltre, al di sopra dei 1500 metri di quota, soffierà vento da nord-est forte e in concomitanza con la neve prevista si potranno avere condizioni di bufera. Intanto, già nella notte tra sabato e domenica sono stati oltre 40 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa della bora nel Triestino. Gli operatori sono stati chiamati alla messa in sicurezza di impalcature, strutture pericolanti, tetti e cornicioni in varie parti del capoluogo regionale e dei dintorni. Soccorso alpino impegnato per alcuni infortuni, alcuni incidenti avvenuti in particolare in montagna. Ce ne sono due, uno a Forniavoltri con una sciatrice classe 75 di Paularo che si è procurata una forte distorsione al ginocchio all'altezza di Malga Moraretto, è caduta mentre sciava. Un'altra donna, residente a Udine, sempre del 75, si è invece procurata una forte distorsione alla caviglia scendendo a piedi dal Monte Matajur. Qui si sono mobilitati 6 soccorritori della stazione di Udine Gemona per raggiungerla a piedi dal rifugio Pelizzo. I primi tecnici hanno protetto l'infortunata con teli termici affinché non prendesse freddo nell'attesa ed essendo presente anche un'infermiera del soccorso alpino le hanno stabilizzato l'arto e poi è stata consegnata all'ambulanza diretta all'ospedale di Udine. Tema benzina, tema caldissimo negli ultimi giorni. Domani parte la fascia zero per i residenti nei comuni della nostra regione che sono confinanti alla Slovenia. Ci saranno altri 10 centesimi ulteriori di sconto. I problemi però rimangono, tanto che è stato confermato anche oggi lo sciopero dei benzinai per i prossimi 25 e 26 gennaio. Resta confermato lo sciopero dei benzinai di mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio. Le principali associazioni di categoria dei gestori hanno così replicato al ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha lanciato un appello a revocare la serrata, che riguarderà anche i self-service. A proposito della controversa misura di obbligare i distributori a esporre un cartello con i prezzi medi del carburante, Urso ha ribadito come questo provvedimento aiuterà i consumatori a scegliere, così come l'app gratuita che sarà creata per permettere ai cittadini di individuare nella loro area la pompa di benzina più conveniente. A condividere pienamente le considerazioni del ministro e Asso Utenti, secondo cui lo sciopero dei benzinai va revocato senza se e senza ma, perché sono venute meno tutte le motivazioni che hanno portato i gestori a indirlo. L'associazione si dice addirittura pronta a organizzare iniziative di protesta contro i gestori su tutto il territorio nazionale da parte dei consumatori, compreso un controsciopero degli automobilisti. Intanto domani in Friuli Venezia Giulia scatta la riduzione di ulteriori 10 centesimi al litro per benzina e gasolio, decisa dalla regione per la fascia zero, ovvero per 74 comuni confinanti con la Slovenia a meno di 10 chilometri. Per la fascia confinaria lo sconto complessivo arriva quindi a toccare 44 centesimi al litro per la benzina e i 37 per il gasolio. E tramite sindacato Usarci, gli agenti di commercio di Udine, Trieste e Gorizia hanno recentemente ribadito alla regione la loro preoccupazione per l'incremento dei costi del carburante, che rappresenta per la categoria la voce più pesante delle uscite. Costi del carburante, ma non solo, l'aumento generale dei prezzi mette in difficoltà le famiglie e va un po' a intaccare i risparmi, tanto che nel nostro paese l'inflazione sta davvero erodendo i conti in banca. Sono andati in fumo 42 miliardi
di risparmi. Le famiglie fanno i conti con l'inflazione e il caro vita e si ritrovano con meno liquidità disponibile e più debiti da pagare. I rincari dei prezzi hanno portato a una rapida erosione dei conti correnti di circa 20 miliardi nel 2022, con gli italiani costretti a bruciare 41,5 miliardi dei propri risparmi nel tentativo di conservare il tenore di vita ormai assediato dai costi schizzati alle stelle. Per contrastare la corsa dei prezzi, il leader della CISL, Luigi Sbarra, propone così di rilanciare una stagione di rinnovata concertazione per mettere al centro un grande tema, un vero patto contro l'inflazione. La riduzione di liquidità sui conti correnti, così come non avveniva dal 2017, e l'aumento di prestiti e mutui sono i due fattori che, secondo un'analisi Federazione Autonoma Bancari Italiani, dimostrano le difficoltà che stanno affrontando le famiglie. Se nei primi 7 mesi dell'anno scorso la liquidità accumulata ha quasi sfiorato i 1.180 miliardi di euro, nei 4 mesi successivi i conti correnti sono scesi a 1.159 miliardi, registrando a fine novembre una flessione di circa 2 punti percentuali. Il vice premier e capo della Farnesina Antonio Tajani si trova in Egitto per un bilaterale con il presidente al-Sisi. Al centro del vertice gli scambi in campo energetico, il dossier migranti, la stabilizzazione della vicina Libia, ma anche i diritti umani come il caso Regeni e Zaki. Abbiamo affrontato le questioni Regeni e Zaki, ha detto il ministro in conferenza stampa dopo il vertice. Ho chiesto collaborazione da parte egiziana, mi hanno assicurato che tutti gli ostacoli verranno rimossi senza alcuna reticenza. È stato il presidente al-Sisi a dirmi per primo che toglierà tutti gli ostacoli per una collaborazione proficua tra i nostri due paesi. Torniamo in regione perché parte domani la possibilità di avere dei fondi per l'acquisto della bicicletta. La Giunta ha stanziato 1 milione di euro per i contributi a cui si potrà accedere in via telematica. Sentite. C'è tempo fino al 20 aprile per accedere ai contributi della Regione per l'acquisto di biciclette, sia tradizionali che elettriche. La Giunta Fedriga ha infatti stanziato 1 milione di euro per il sostegno all'acquisto di velocipedi da parte di privati, confermando l'apertura della finestra temporale per la presentazione delle domande di contributo dalle 9.15 di lunedì 23 gennaio fino alle 16.30 del 20 aprile appunto. Nel predisporre questa misura abbiamo voluto aprire anche le biciclette tradizionali, proprio per andare incontro alle esigenze di tutti e incentivare la mobilità sostenibile che, oltre a far bene all'ambiente, contribuisce a migliorare la salute delle persone, sottolinea l'assessore all'ambiente Fabio Scoccimarro. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'11 novembre scorso. Per l'esattezza sono inclusi gli acquisti di una bicicletta a propulsione esclusivamente muscolare nella misura del 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 200 euro per ciascun richiedente o di un'elettrica pedalata assistita nella misura del 30% del prezzo di acquisto fino a 300 euro per ogni istanza. In entrambi i casi i mezzi dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle prescrizioni del codice della strada. Le domande devono essere presentate alla Camera di Commercio, nella cui circoscrizione territoriale sia la residenza anagrafica, esclusivamente in modalità telematica. La documentazione è consultabile sul sito internet della Regione. Andiamo a Pordenone ora, dove Comune e Cinema Zero mandano i giovani, gli under 25 al cinema, al costo simbolico di 3 euro. Presentato questa mattina Cinema Zero Young Card, il nuovo progetto del Comune di Pordenone insieme a Cinema Zero per offrire a tutti i giovani fino ai 25 anni residenti in città l'opportunità di andare al cinema al costo simbolico di 3 euro. Dal 1 febbraio e per tutto l'anno i ragazzi potranno richiedere gratuitamente la tessera di fidelizzazione Cinema Zero Young Card, che avrà validità di 365 giorni dalla data di sottoscrizione. La tessera è strettamente personale e consente al possessore l'ingresso agevolato alle proiezioni cinematografiche organizzate da Cinema Zero presso l'Aula Magna Centro Studi e il nuovo Cinema Don Bosco, con il limite di un ingresso a film. Il commento del vice sindaco Alberto Parigi.
Comune Cinema Zero si mettono assieme per agevolare l'ingresso dei giovani al cinema. Però non è un'iniziativa solo meramente economica, un'agevolazione economica, è un'iniziativa dal forte valore sociale e dal forte valore simbolico. Perché? Perché c'è bisogno che i giovani riscoprano un po' le relazioni, riscoprano l'emozione e la magia della sala cinematografica, che non può dare il telefonino, che non può dare la visione di Netflix. Oggi i giovani sono a rischio di impoverimento delle relazioni sociali proprio per questo. Ecco, riportarli nelle sale cinematografiche ha anche questo importante valore. Peraltro è una delle iniziative che il Comune autonomamente o assieme alle associazioni culturali mette in campo per far sì che i giovani della nostra città siano più presenti, più protagonisti nella vita culturale e artistica della città. Gran finale per il progetto del DARS, Donna, Arte, Ricerca, Sperimentazione di Udine, che ha inaugurato a Gorizia, al Museo di Santa Chiara, la mostra Paesaggi che cambiano, confini, tempo, natura, muri. L'esposizione, con installazioni e libri d'artista, rappresenta un importante tassello verso Go 2025, la capitale europea della cultura, che unirà Nova Gorica e il capoluogo isontino. Anche il comitato DARS partecipa al cammino di Nova Gorica, Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025, con una mostra al Museo di Santa Chiara. Di cosa si tratta? E al Museo di Santa Chiara abbiamo la conclusione del progetto che è stato sviluppato negli ultimi 7 mesi e riguarda una tematica legata ai confini, ai muri, al tempo e alla natura. Quindi noi abbiamo declinato in questi sottotitoli il titolo principale, che è Paesaggi che cambiano, perché abbiamo delle partecipazioni nazionali e internazionali. Quindi c'è una valenza regionale, perché il Friuli è terra di confine, come tutta la storia vero, racconta, però con un'apertura a 360 gradi, apertura che poi si manifesta nell'interpretazione del termine confine, o muro, insomma, che può essere fisico ma anche, più personale. Questa è una mostra molto eterogenea per quanto riguarda, diciamo, i lavori esposti, ed è forse anche questa la particolarità o la bellezza, perché ci sono installazioni, ci sono opere a parete, quindi quadri, sculture, ci sono moltissimi libri d'artista, perché il DARS lavora da anni con questa forma d'arte, e addirittura una parte di cartoline che giungono dal progetto Mail Art, legato sempre a questa tematica. Il Festival Olimpico della Gioventù Europea è entrato oggi nel vivo delle competizioni della lunga settimana che coinvolge l'intera regione, che ha abbracciato le delegazioni delle varie squadre nazionali, protagoniste in questo atteso appuntamento sportivo internazionale. L'attenzione oggi era tutta sull'ovale di ghiaccio dello short track al Palavuerich di Pontebba, dove sia le donne che gli uomini hanno disputato in mattinata le batterie di qualificazione per le finali sulla distanza nei 1500 metri. Il podio femminile vede sul gradino più alto la bandiera della Polonia, con Anna Mazur che vince la finalissima, regolando rispettivamente la compagna di squadra Kozniak e l'ungherese Sigeti. Nel pomeriggio poi si sono disputate le prime batterie della staffetta mista sulla distanza dei 200 metri, mentre domani verranno assegnate le medaglie per le specialità individuali donne e uomini sulla distanza sprint dei 500 metri. E poi l'hockey maschile. Vedete le immagini live che ci arrivano dal padiglione 6 della Fiera Toriano di Martignacco. Si è cominciato con le prime 2 sfide di girone tra la Finlandia, opposta al team tedesco, e con il match tra Svizzera e Lettonia, che è quello che potete vedere in questo momento in diretta. Da domani poi entrano in azione i giovani atleti di molte altre discipline, dove si assegneranno le medaglie per il freestyle, skiing slopestyle, big air, e per lo snowboard freestyle big air. Entrambe le finali saranno in scena sul monte Zoncolan. E ora apriamo la pagina dedicata al basket, perché l'abbiamo detto, è stato un pomeriggio davvero intenso, pieno di adrenalina per le due formazioni regionali che militano nel campionato di Serie A2. Andiamo a vedere l'impresa di Cividale con questo post dove si celebra una vittoria davvero storica. Cividale sbanca Bologna per 75 a 72 davanti ai 300 della Marea Gialla.
nel tempio del basket, ma cosa avete fatto? Questo il commento su Facebook, una vittoria veramente incredibile che dà grande prestigio al campionato di Cividale. Ha vinto anche l'APU con un pizzico di fatica in più perché è arrivata all'overtime con Rimini, ma alla fine è riuscita a spuntarla per 81-80 facendo davvero esplodere il Carnera. Andiamo a sentire Gaspardo. Rafael, che dire, che partita incredibile di fronte a un pubblico che è rimasto col fiato sospeso fino all'ultimo e poi ha potuto festeggiare con voi. Sì, diciamo che ci siamo un po' complicati la vita l'ultimo quarto, abbiamo fatto un sacco di palle perse evitabili onestamente e loro ovviamente sono stati bravi, hanno dimostrato di essere una squadra in grande forma a stare sempre lì e a cogliere le nostre distrazioni, però alla fine siamo stati bravi grazie anche a dei canestri molto difficili di Alessandro e alla fine l'abbiamo portata a casa noi. Sicuramente nella mente di tutti gli 8 punti di Gentile nel supplementare, i 20 complessivi, i 20 di Brisco, però c'è stata anche un'equa distribuzione nel corso di tutta la partita che vi ha permesso di rimanere competitivi e andare anche in vantaggio più volte. Sì, assolutamente. A un punto della partita, al terzo quarto, avevamo trovato davvero la quadra e il filo della partita e siamo riusciti un po' a scappare. Poi, come ho detto, abbiamo avuto un calo di tensione che è quello che dobbiamo imparare a non avere all'inizio e fino a metà del quarto dove loro ci hanno ripreso. Adesso una settimana per lavorare, 2 punti fondamentali per la classifica, per la testa e per prepararsi a una trasferta come quella contro la Fortitudo Bologna, che è a sua volta ancora importante. Sì, assolutamente, sarà una partita difficilissima, giocare là è difficile, ho giocato un sacco di partite lì e il pubblico è davvero un fattore. Noi ci prepariamo come ci prepariamo ogni settimana, cercando di vedere cosa abbiamo sbagliato, le palle perse che possiamo evitare, e cerchiamo di andare al meglio e dare il nostro massimo a Bologna. Ci fermiamo qui, grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento di serata su TV12. Vi ritrovate amici di Rinese TV da Emma Parigi. Trebi Meteo, la nuova settimana si apre con un cambiamento meteorologico sul Friuli Venezia Giulia, complice la risalita di un fronte responsabile di un incremento, un ispessimento delle nubi e deboli precipitazioni associate. Un clima freddo inoltre di pieno inverno. Uno sguardo più in dettaglio a cosa ci attenderà tra Pordenone e Udine. Una giornata con cieli grigi coperti, deboli precipitazioni associate, nevose sui rilievi alpini nella prima parte del giorno. Temperature diurne contenute attorno ai 9-10 gradi, valori minimi invece bassini prossimi allo zero. Uno sguardo più in dettaglio cosa ci attenderà tra Gorizia e Trieste. Ebbene, una giornata con una copertura nuvolosa, compatta ed estesa e deboli precipitazioni associate. Soffia un po' di vento, moderato o teso dai quadranti nord-orientali, specialmente sul Triestino, temperature diurne qui decisamente più bassine, attorno ai 6-7 gradi non oltre. Dettagli maggiori sulle vostre località vi attendono sull'app gratuita Trebi Meteo.